Allora, Presidente Caldoro, i tagli orizzontali fatti da Monti fanno scoprire che la Campania è tra le regioni più virtuose, ma la Campania, oltre ad avere un merito riconosciuto, sbatte i pugni perché vuole realizzare le azioni di sviluppo, perché le idee ci sono, i progetti ci sono e la serietà c'è dimostrata, ma non era di oggi, ma era di tanto tempo fa. Beh, insomma, noi che eravamo una regione, che stiamo diventando una regione virtuosa, non c'è dubbio. Quelli che abbiamo razionalizzato di più la spesa corrente, tolte gli sprechi, siamo intervenuti prima degli altri, quindi un sud che è diverso da quello che viene stato rappresentato nel passato, un sud diverso, orgoglioso, che sa ben governare, questo è il nostro obiettivo. Uno dei problemi principali è lo stato sociale e la conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda la spesa pubblica sulla sanità prevede che le regioni oggi si ritrovano a vantare un credito nei confronti dello Stato per poter spendere in maniera adeguata i fondi in base alle esigenze effettive che la popolazione dichiara alle regioni. No, da una parte c'è il welfare, quindi sanità, trasporti, dove i tagli sono ormai insostenibili, bene oltre i limiti della possibilità di sostenere appunto un welfare compatibile con le esigenze dei cittadini, ma sanità e trasporti va così. Sul resto no, ci sono politiche di sviluppo, i fondi strutturali, i fondi europei prevedono l'utilizzo dei distretti di ricerca, i laboratori. Quindi abbiamo tanti investimenti per il futuro, abbiamo un problema del quotidiano, cioè di quello che sono proprio le attività di ogni giorno, sono tutti i servizi che devi dare ai cittadini. Lei parlava prima delle interportualità, che c'è 1,5 miliardi di fondi che potrebbero essere immediatamente fruibili e disponibili per realizzare quello che è una vocazione naturale di Napoli, cioè quella dell'accoglienza delle navi importanti che arrivano dai vari paesi del Mediterraneo e che oggi ci bypassano. No, sì, bisogna organizzare la portualità, l'interportualità, ci sono previsti finanziamenti europei, sono previsti grandi progetti, quindi su quello dobbiamo lavorare perché è il mercato che porta occupazione e porta aumento di ricchezza. Con Sergio Passariello abbiamo una nuova iniziativa che si sta prendendo piede nel Mezzogiorno d'Italia che è Imprese del Sud. Fare sistema con chi punta all'eccellenza è un punto di partenza sul quale ci si può basare per presentare questa organizzazione. Sì, le eccellenze del sud sono tantissime, solo che molto spesso sono invisibili. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese del sud, quelle che guardano con positività alla risoluzione della crisi europea, possano essere da volano per tutti gli imprenditori che nel mezzogiorno hanno voglia di fare e di costruire qualcosa di concreto per le prossime generazioni. In poco tempo Imprese per il Sud ha già aperto diverse sedi. Le imprese che vogliono puntare sulla qualità, cosa devono fare e dove già oggi possono rivolgersi? Noi abbiamo aperto delegazioni in tutta la regione Campania, partendo ovviamente da Napoli, dove Imprese del Sud è nata. Siamo presenti in Puglia, sia a Taranto che a Bari, e prossimamente apriremo una delegazione a Foggia. A Reggio Calabria abbiamo una delegazione che è da poco nata ed in Sicilia stiamo lavorando per incrementare la nostra presenza come Imprese del Sud. Quindi una vocazione meridionale che guarda però all'unità dell'Italia e all'unità dell'Europa. Il Mediterraneo è un crocevia importante di interessi, di affari e di scambi culturali. Imprese del Sud sin dall'inizio ha avviato rapporti di collaborazione con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, a partire dal Marocco. Sì, abbiamo nell'ultimo World Urban Forum abbiamo ospitato una delegazione di parlamentari del Marocco e abbiamo coordinato con loro una missione imprenditoriale nella regione del Maghreb. Turismo, cultura e commercio, queste sono le tre aree in cui noi come Imprese del Sud dobbiamo assolutamente incrementare la nostra presenza. È il futuro del bacino del Mediterraneo e storicamente turismo, cultura e commercio hanno sempre salvato le nostre economie. Con il dottor Giovanni Felice di Brisco, parliamo di internazionalizzazione. L'Europa guarda al Mediterraneo e voi oggi con la Tunisia state
state implementando delle azioni importanti per lo sviluppo e l'integrazione prima di tutto dei popoli ma poi anche dell'economia. Sì, la Tunisia oggi può essere considerata sicuramente la porta dell'Africa, ma è altrettanto certo che è un elemento fondamentale per noi che operiamo nella regione Campania di riuscire ad ottenere un rapporto diretto con questo paese. La Campania oggi può essere sicuramente un luogo hub di entrata in Europa per tutte le merci di questa quarta economia emergente nell'emisfero mondiale. I rapporti culturali, i rapporti economici e i rapporti internazionali sono la base fondamentale dello sviluppo economico. Campania oggi può essere sicuramente un punto di riferimento per tutti i paesi della riva nord dell'Africa, sicuramente paesi più sviluppati rispetto a quelli della fascia centrale, ma è altrettanto certo che abbiamo la possibilità, attraverso il consolidamento di questi rapporti, di riuscire a ottenere dello sviluppo economico per le nostre economie del Mezzogiorno. Lei parlava di formazione ed è un argomento che quando c'è stata la missione in Tunisia, la presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, avete posto anche all'attenzione dei vari attori europei e tunisini. La formazione intesa fine a se stessa potrebbe portare alla creazione di cervelli che non trovino applicazione in ambito lavorativo e quindi nel sistema economico. Formazione per lo sviluppo economico invece significa identificare le esigenze dei singoli paesi, verificare come paesi come la Tunisia, Algeria, Libia domandino un'esperienza che vada da un'esperienza lavorativa fino a giungere a un'esperienza in termini di know-how, di savoir-faire, per arrivare poi a quelle che sono le effettive vere, gli effettivi veri corsi di formazione bilaterali che si possono operare tra le università deputate quindi alla formazione storicamente votate, quindi al gran valore della stessa. I paesi domandano quindi determinati elementi per arrivare ad attingere a determinati know-how e dall'altro lato l'università che forma. Ecco qui come la formazione può essere intesa come sviluppo economico, ma considerando che il primo investimento che fanno le famiglie per i propri figli e fanno anche i manager per mantenere la propria posizione competitiva sul mercato, sicuramente la formazione è importante. Thank you.